Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo insieme queste blind bag. Questa è uno slime con dentro un ragno, mamma mia quanto è grande. È all'interno di questa bara, mi piaceva un sacco. E questi sono dei pigia mask. All'interno c'è un personaggio in 3D. Ma adesso le andiamo ad aprire insieme. Prima però voglio aprire questo con il ragno, ho già preparato qui il taglierino, con la quale devo stare molto attenta perché già mi sono tagliata ieri e ho combinato un caos. Ecco qui, adesso lo andiamo ad aprire. Sono sicura che questo slime sarà viscidissimo e già solo a pensiero mi fa impressione. Speriamo che sia facile da aprire. Oh mio Dio. Oddio, è freddo, già lo immaginavo questa cosa. Ecco qui. Odio la consistenza degli slime, però devo dire che questo con questa bara mi piaceva tantissimo. Oh mio Dio. Oddio, il ragno è durissimo. Vediamo se lo riesco a prendere da solo. Ecco. Eccolo qui. Metti a fuoco, dai. Eccolo. È grande, vedete? Quanto due dita. Ed è anche peloso. lo slime invece ha una consistenza non viscidissima come credevo, però dai, è carino. Guardate quanto è trasparente. È carino. Non credevo, sapete? Pensavo doveva fare schifo come quelli che ho acquistato fino ad oggi. Ma non fa proprio schifo, schifo, invece mi piace. Questo è approvato. Se trovatelo, acquistatelo perché è molto molto carino. E adesso passiamo, guardate quanto è bella la forma di questa barra. Adesso passiamo invece a questi che sono i pigia mask e sono fatti in collaborazione con Roadhouse Restaurant. Non capisco cosa ci azzecca. Sono della Jetis Edicola e questa diciamo è la checklist. Ci sono Gatto Boy, Gufetta, Geco, Lunetta, Romeo e poi ci sono sempre loro tre però in diverse posizioni. E adesso andiamo a vedere chi abbiamo trovato. Io sinceramente spero di aver trovato Buffetta. Aspettate che lo vado ad aprire. Spero di aver trovato Buffetta perché è quella che mi piace di più. Oppure Gatto Boy. Allora, abbiamo trovato dentro questa che c'era la checklist. Come vedete ci sono queste diverse posizioni di Gatto Boy, queste di Gufetta, queste di Geco, poi c'è Lunetta e Romeo che sono in questo modo. Dietro non c'è niente, un pezzo di carta. Adesso andiamo a vedere chi abbiamo trovato. Ecco, perfetto, ho trovato Gatto Boy. Speravo in Gufetta, ma mi sono sbagliata. È fatto veramente male, male, male. È tutto sbavato qui, guardate. Ma in fin dei conti, però, dai, tutto sommato sembra carino. Adesso vediamo. Lo mettiamo in piedi, sperando che ci stia. Eccolo qui, è fatto in questo modo. Ah, sembra carino, non sembra male. All'interno c'era qui la certificazione CE per i bambini. Spostiamo questi. Sembra molto carino. Praticamente abbiamo trovato questo, il primo di sopra. Non è proprio male male. Io speravo di trovare sinceramente questa gufetta, infatti prima di comprare la blind io palpeggiavo per capire di cos'è le orecchie e gufetta o Gatto Boy e infatti ho trovato Gatto Boy. Però provavo a toccare la faccia così per
per capire se c'erano queste scalanature qui della faccia di gufetta, invece mi sono sbagliata perché praticamente ho toccato il sopracciglio di gatto, poiché è più in rilievo rispetto al resto della faccia e mi sono confusa. Ma niente, magari ci riproveremo un'altra volta a comprarli e vedremo se troviamo gufetta, abbiamo questa fortuna. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Spero che vi siano piaciute anche a voi queste due blind bag. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!